Dunque, l'unico consiglio che posso darvi è di intraprendere questo viaggio e di vedere quali emozioni scatena in voi. E se durante l'esperienza non provate assolutamente nulla, beh, guardatevi dentro, perché avete qualcosa che non va. Pregiandos, con tutto il rispetto, so che lei è un grande redattore che sta da anni sul web. E per molti è al pari del mio Walone e del mio Todeschini. Però, come si permette? Come si permette a darmi a me dell'arido senza cuore? Perché non mi piace un titolo? Voi non dovreste manco permettervi di fare queste disquisizioni. Perché c'è della gente che pende le vostre labbra? E soprattutto, insultate gente come me che non ha fatto niente di male. Semplicemente non riesco a emozionarmi con quelle cagate di roba perché ho vissuto un'infanzia diversa, con esperienze diverse che voi, che tu non puoi sapere. E quindi non è detto che quell'emozione che hai provato tu sia universale, perché io ho vissuto la mia infanzia con i cartoni animati anni 80. E vi lascio un link di un canale che è la migliore antologia di questi cartoni. Ho vissuto con dei traumi e vi lascio anche un video a riguardo questi miei traumi vissuti attraverso queste storie grandiose che ho visto. Quindi, e per giunta, ne ho citati alcuni dei titoli nel corso di questo canale, ho giocato dei titoli che ti raccontano una storia, anzi, delle storie interattive possiamo chiamarle, dei videogiochi, che sono delle storie interattive di gran lunga di più alta caratura di questo titolo, che per cui voi mi date tutti del senza cuore perché non mi piace. Ce ne sono bizzeffe di titoli con una storia più toccante, come Rime, Papa Yo, Submerge, What Remains of Edith Finch. E ne avrei a bizzeffe di titoli che ho giocato che sono molto più emozionanti. L'unica cosa bella di questo titolo è il comparto grafico, perché grazie al cazzo il creatore di questo titolo è Genova Chen, il creatore di quel grande titolo di Spore, o in generale è un artista che ha lavorato col grandioso Will Wright. Quindi tecnicamente, dal punto di vista artistico, non può essere una schifezza. Infatti Journey è un bellissimo titolo dal punto di vista estetico. Però voi che trovate delle pippe al di sopra per giustificare un gioco così noioso, banale e inutile, siete solo ridicoli. Che trovate l'emozione, la storia raccontata, quel gioco non racconta né merito cazzo. Cioè, diciamocela, quello là era una tech demo per dimostrare quanto spingesse PS3, punto e basta. Spingeva anche col Six Axis, mostrava l'utilizzo del Six Axis. Quindi va preso per quello che è. Dovete finire di trovate delle letture astruse semplicemente perché non mi viene raccontata una storia. È giusto che vi inventate voi, parte del divertimento è anche inventare delle storie, però dire che chi non si riesce a divertire a inventare le storie è un senza cuore mi sembra un po' esagerato, anche perché ognuno ha la propria morale, ognuno ha il proprio filtro per guardare la roba, e io in titoli come Journey vedo solo una bellissima tech demo, nulla più. Se volete proprio un gioco di Genova Chen dove ti racconta visivamente anche una storia e ti fa forse quello che doveva fare Death Stranding, quello che doveva fare Kojima con Death Stranding, vi consiglio il titolo appena uscito, Sky, che non lo sto vedendo pubblicizzato da nessuno di voi giornalettai, pure te Pregianza. Hai fatto questo bel video sui giorni delle pippe mentali? Parlami di Sky, o perlomeno pompamelo, fatelo uscire Sky. Invece viene recensito così, sommariamente, perché è un gioco che è uscito per Android. Quindi fermiamo sta stampa becera, che si permette di dare dei giudizi su noi lettori senza che nessuno gliel'abbia richiesto. Questa cosa mi dà fastidio, perché voi non siete un cazzo di nessuno.